Oggi amici, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati qui con la carriera allenatore con il Foggia Calcio. Qui a fianco a me c'è Francesco. Ciao ragazzi. Ragazzi, in questo episodio andremo a giocare contro il Cosenza, il Padova, se non sbaglio. Intanto qui vediamo gli ML, il solito bomber. Poi, insomma ragazzi, la classifica, come abbiamo fatto vedere nell'episodio precedente, il Benevento ha perso, anche il Crotone, il Crotone ha perso, che si è fatto infatti scavalcare dalla Cremonese, quindi dobbiamo cercare di vincere per aumentare quantomeno anche il distacco ai danni della Cremonese e del Crotone, e poi cercare ovviamente di scavalcare il Benevento. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a giocare questa prima partita contro il Cosenza. Per Foggia Cosenza, lancio lungo per Deli, vede Galano, Cristian Galano, ancora lui, prova il tiro, Iammello! Foggia che passa in vantaggio al 45esimo, per l'esattezza 47esimo, nei minuti di recupero. Il bug di FIFA. Beh, ogni tanto, cioè, ah vabbè, dopo l'episodio precedente che siamo stati sfortunati. Sì. Finisce il primo tempo, 1-0 per il Foggia. Partita che molto non mi piace, ragazzi, onestamente è una partita brutta, perché è combattuta a centrocampo, però da come vedete le statistiche, cioè non ci sono delle emozioni. E posso dirla tutta, ma è assolutamente un gatto, perché vinciamo e basta. Vince, sì. Ragazzi, questo adesso Francesco ha attivato la modalità gay, non che abbiamo qualcosa contro i gay, però volevo informarvi che lui ha questa modalità che ogni tanto attiva. Attenzione qui. Occhio qui. Dai, Cristian Agnelli, che c'è più fresco. Prova a metterla in mezzo. Vabbè, Baclet che... Cioè, quanto cazzo è? 1,10 m che va a saltare su Camporise. Che palle. Intanto facciamo il cambio. Esce Kragle, dentro Cicerelli. Voglio rivedere sto gol. Cioè, guardate dove ma vabbè, no. Tutto da rifare per il Foggia. Agnelli. Per Iammello. Vede Luca Schiaretti. Schiaretti, ancora lui. Aspetta l'arrivo dei compagni. Schiaretti, per Iammello. Prova il tiro a giro. Ci pensa sempre e solo e unicamente lui e il bomber Pietro Iammello. Rizzo, finisce così la partita, 2-1 per il Foggia, che la riesce a portare a casa grazie al bomber Pietro Iammello. Con la doppietta rifilata al Cosenza, il Foggia torna a casa con i 3 punti. Mamma mia, che palla di telecro. C'è un robot, ecco, attenzione, baggio. Esatto. Non è così, non è così. Dobbiamo essere più cattivi, cazzo.
tre punti fondamentali, quindi il Foggia nuovamente primo. Inaugura l'anno con questa bel primo posto, questo bel primo posto. Abbiamo allungato di 9 punti rispetto alla terza. Vabbè, noi ragazzi, l'obiettivo nostro è quello di almeno di arrivare secondi per la società, anche se il mio obiettivo personale era quello dei playoff, però non ci interessa. Adesso andiamo alla fine del mercato, vediamo un po' se ci arriva qualche offerta. Allora ragazzi, eccoci qua, siamo tornati in casa a giocare nuovamente contro il Padova. Però ragazzi, guardate qui a destra dove il Benevento, la Cremonese e il Crotone hanno perso. Quindi noi abbiamo la possibilità di allungare ulteriormente sia sulla Cremonese che sul Crotone, ma anche e soprattutto sul Benevento. Quindi dobbiamo stare molto concentrati, andiamo a vedere come stanno i nostri giocatori. Penso che ovviamente stanno tutti in forma. Questa è la formazione con Dragoschi, Ranieri, Camporese, Tonucci, Zambelli, i tre centrocampo Deli, Bucerato e Chiaretti, e i tre lì davanti Craclo, Iemmello e Galano. Pronto qui al Piero Zaccaria per Foggia Padova, si parte. Attenzione, Ranieri, lancio lungo per Oliver Kragle, che c'è una prateria. Oliver Kragle prova a metterla in mezzo, c'è Galano di testa! Ci pensa lui, Cristian Galano! Onestamente pensavo che andava Iemmello, invece è andato proprio lui a colpire di testa. Oliver Kragle, Cristian Galano. Finisce così il primo tempo, 1-0 per il Foggia, partita brutta come quella di Cosenza, perché non ci sono emozioni. Abbiamo fatto qualche tiro ma niente di che, a parte quello del gol. Sì, anche perché il portiere si è scansato, va. Però non ci frega una beata minchia, l'importante è che stiamo vincendo e riusciamo a mantenere questo risultato. Ranieri vede Cristian Galano. Galano prova a innescare Iemmello, non ci arriva. Però penso che la partita finisce qua, e questo preciso momento il Foggia riesce a allungare sia sul Benevento che anche sulle concorrenti come Cremonese, Crotone. Ottimo risultato. Sì, partita che si era messa bene al primo tempo, ma nel secondo tempo ragazzi, cioè, abbiamo dominato ma non siamo riusciti a fare niente. Allora ragazzi, nel prossimo episodio andremo a giocare contro il Palermo e l'Ascoli. Belle partite. Poi abbiamo... Sì, no, non penso, vabbè. Comunque questa è la classifica. Il Foggia ha 48 punti, poi segue il Benevento distaccato di 4 punti e la Cremonese e il Crotone a 12 punti. Ottimo risultato per noi. Ragazzi, spero che questo video vi è piaciuto. Mi raccomando, lasciate tanti like, per l'esattezza 30, mi raccomando. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella a tutti!